Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, la rubrica di Every Eye grazie alla quale potete rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie più importanti del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi di Halo. Già da tempo, infatti, si vocifera dell'esistenza di una corposa collection destinata ad Xbox One e contenente i 4 capitoli principali del franchise fantascientifico. Un insider ha affermato di aver visto i vari video per i giochi che Microsoft presenterà alle 3 di quest'anno, fra i quali spicca un misterioso Halo Journey. Si tratterebbe, appunto, di questa collection. Secondo le indiscrezioni, tutti e 4 i titoli presenti nel pacchetto dovrebbero beneficiare di vari miglioramenti grafici, con Halo 2 completamente ricostruito sotto il punto di vista tecnico in versione anniversary. Noi preferiamo aspettare l'evento di Los Angeles per fornirvi tutti i dettagli ufficiali in merito. Dopo i vari leak che si sono susseguiti in questi giorni, Electronic Arts ha finalmente confermato l'esistenza di Battlefield Hardline, titolo in sviluppo presso la software house Visceral Games. Il publisher americano ha aperto il sito ufficiale del gioco, che per adesso risulta comunque privo di qualsiasi contenuto. È presente solo un'indicazione, o meglio, un appuntamento alle 3 2014, dove si presume che il gioco venga mostrato in azione. Le piattaforme di destinazione di Hardline saranno PC e console di vecchia e nuova generazione. C'è anche un video che è stato rubato al publisher e che mostra un insolito spin-off per uno sparatutto che assume i toni del poliziesco alla Miami Vice. Sicuramente un progetto curioso, in attesa del 5° capitolo ufficiale. Bethesda ha annunciato ufficialmente che l'horror game The Evil Within sarà disponibile in Europa a partire dal 24 ottobre 2014, con circa 2 mesi di ritardo rispetto alla data d'uscita originariamente comunicata. Il publisher ha spiegato che il game designer Shinji Mikami e il suo team hanno bisogno di più tempo per dare gli ultimi ritocchi al gioco e consegnare un prodotto più curato possibile. Noi abbiamo provato di recente il titolo in un evento a Londra, trovandoci di fronte ad un prodotto potenzialmente interessante, ma con qualche intoppo sul fronte del gameplay. Speriamo che questo tempo extra possa quindi aiutare gli sviluppatori a rifinire e limare tutti i possibili difetti della produzione. Warner Bros. E TT Games hanno tolto i veli su LEGO Batman 3 Beyond Gotham, l'ultimo capitolo della saga che uscirà il prossimo autunno su piattaforme di vecchia e nuova generazione, Wii U incluso, e ovviamente anche su console portatili. Il titolo includerà più di 150 personaggi dell'universo DC, fra cui membri della Justice League. In questo nuovo episodio Batman dovrà unire le forze con altri eroi e volare nello spazio per sconfiggere il malvagio Brainiac, intenzionato a distruggere la Terra utilizzando gli anelli della lanterna. Vi avevamo già parlato dell'esistenza di un nuovo capitolo di Hitman in una precedente puntata del nostro TG. Oggi invece vi informiamo che IO Interactive ha pubblicato il primo artwork ufficiale del gioco. L'immagine in questione rappresenta un grande edificio che a detta della software house sarà più vasto di qualsiasi ambientazione vista in Hitman Absolution e potrà essere esplorato sia dall'interno che all'esterno. La compagnia ha inoltre confermato che non presenterà il gioco alle 3, in quanto necessita di più tempo per rendere il reveal del titolo all'altezza delle aspettative dei fan. E chiudiamo l'edizione di oggi con le nostre consuete top e flop news. Il top della settimana lo assegniamo all'annuncio di Battle Cry, nuovo titolo sviluppato dall'omonimo studio sotto l'ala protettrice di Bethesda. Il gioco sarà un free-to-play divertente e accessibile, che sviluppa il concetto di combattimento a squadre, combinando brutalità viscerale, direzione artistica d'eccellenza e azione multigiocatore competitiva per 32 utenti. Colpisce fin da subito lo stile, fiero ed espressivo, figlio della visione di Viktor Antonov, già al lavoro su Half-Life e sull'ottimo Dishonored. Nel mondo di gioco, la polvere da sparo è stata bandita in seguito ad una catastrofica guerra mondiale all'alba del XX secolo. Qui, insomma, tutte le dispute si risolvono grazie a scontri fra squadre di guerrieri scelti nelle warzone designate. L'idea di un action dedicato al multiplayer competitivo è molto interessante, soprattutto se si sposa con un sistema di progressione dei personaggi e su un battle system tecnico e frenetico. Noi speriamo di vedere il gioco alle 3 e di potervi dare le nostre impressioni. Il flop di questa settimana non potevamo che assegnarlo a Ready at Dawn. Sony Computer Entertainment ha infatti annunciato che l'attesissimo The Order 1886 non uscirà più entro la fine di quest'anno, ma sarà rimandato ai primi mesi del 2015.
Il team di sviluppo, infatti, ha bisogno di più tempo per garantire ai consumatori un prodotto degno delle aspettative. Preferisce dunque non rischiare di pubblicare un'esperienza incompleta o funestata da gravi problemi. A questo punto, noi speriamo che per l'E3 2014 la Software House ci sveli finalmente la data di uscita ufficiale e che Sony, allo stesso tempo, presenti qualche esclusiva interessante per il periodo natalizio, occupato per adesso dal solo Drive Club. Con questo è tutto, noi vi salutiamo e con Video Game News ci vediamo come sempre il prossimo lunedì. Ciao a tutti!